it is war. Once upon a time, negli 80 giù di lì, nasce Gina Rusca, scende Agronomist. People think they are crazy, che già dall'elementare stavano tutti presi. Questa roba da vietare e non c'è da minimizzare. Avverti la cadenza, differenza sostanziale, mentre tutti gli altri mocciosi, precisi e pettinati, loro indumenti strambi e visi imbrociati, strampalati in confronto agli altri de loro villaggio. Poca pezzi al calcio, ma comunicavano tramite un altro linguaggio, e non erano loro agi in quella situazione. Necessitavano al più presto di una direzione. Vai, vai, yes, yes. Torniamo. Ma dove dobbiamo tornare? Back, back to the 80s, agli anni 80, insomma. Agronomi, che sono al secondo mic, it is wild, original flavor. Go back in the days, far from the states, anni 80 in una desolata landa, nascono generale Ains. Stanno già da zinne, oh, pazzi come vinne, no, giro wanna know who's the boy, che fa una musica insana, porta cappello bandana, non ha il maglione di lana, ma come cazzo se avesse su tipo boh. Parla una lingua un po' strana, non sembra neanche italiana, dice che tiene la smania, ma che vorrà dire boh, go back. Perpetuavo uno stile dagli altri chiamato hip hop, senza averlo mai sentito né visto, dato che da piccolo ho visto solamente alcolizzato e bar del pippo. In più ricordo gli anni in cui per rianimarmi non c'erano block party, ma io mi sfondavo con bottiglie di vodka Arctic in un posto fatto apposta per allontanarti da quella cultura che mi muove mente e darti le drum machine. Per noi una fantascienza, cantavamo a cappella, a cappello sotto un paio di jeans, mentre negli States cresceva la Zulu Nation. Da noi era in voga la pasteffa sulle game station, altro che Bronx, solo sitcoms in the air. L'unica aria di ghetto che respiravo era quella del principe di Bel Air. Downstairs, upstairs, con mangia nastri e tape, ci flashavamo con l'hip hop, mazinga, Z e Gold Drake. Lontani dall'ending, dal DJ, dalla break, sviluppammo un modo tutto nostro di vedere il rap. Intero stile old school, e di sbaglio no excuse, con la freschezza originaria che dici in addizione la visione visionaria. In perfetto stile old school, e di sbaglio no excuse, con la freschezza originaria che dici in addizione la visione visionaria. Freschezza dello spirito originario, circondato da quattro gatti del circondario, lontano dal tipico tipo di anzi ordinario, rinato fuori dal seminato, questo è il corollario, con soluzioni strofiche da visionario, soluzioni catastrofiche da sussidiario. I più sentiti auguri per il tuo centenario, ma ripassa nozioni basiche da becedario. Do un'occhiata al mio schedario, inizio 80 circa, diffusione a livello planetario, da cultura di nicchia, cooler che gran wizard dei block party, ori rapper passano i mesi su blog a sparlare degli altri, che dice che traffica e spara raffica. Ricordo solo 86 bambata Africa, che c'ho Planet Rock, yeah, e vado oltre. Tre conciature improponibili a tutti nei derobi, che rap si chiamava Electro, nella veste più elettronica. Primi loops e big funk di James sul piatto, flashati con Panama, guardando occhi di gatto. Si viaggiava di te, risca, sette VHS, un contatto diretto che col digital ora non riesce. Le tastiere e i sintetizzatori pacchiani, rimasto così sotto che dalla mia corg non levo le mani. In pieno stile old school, e di sbaglio no excuse, con la freschezza originaria che dici in addizione alla visione visionaria. In perfetto stile old school, e di sbaglio no excuse, con la freschezza originaria che dici in addizione alla visione visionaria. Giro con la tuta come Randy, per nostalgia di un tempo che nessuno potrà darmi. Agronoma, ci c'è nato 2008 all'incirca. In pieno stile old school, e di sbaglio no excuse, con la freschezza originaria che dici in addizione alla visione visionaria. In perfetto stile old school, e di sbaglio no excuse, con la freschezza originaria che dici in addizione alla visione visionaria. E sbaglio.